una passatoia in bambù, delle tavole e 4 piedini. Ecco come ho fatto la mia nuova sideboard. Make it easy. Ho comprato 2 tavole di abete da 1,8 cm da 100 x 40 cm. Era questa la dimensione che mi andava nella nicchia che volevo sfruttare. Non la volevo rettangolare, ma nemmeno troppo tondeggiante, per cui ho scelto questo angolo che era per me una giusta via di mezzo. Una volta che l'ho segnata con l'aiuto di un piatto e di una matita, sono passata al taglio, che ovviamente ho fatto con il seghetto alternativo. Non importa se la parte rotonda viene perfetta, anche perché poi possiamo smussarla leggermente con la levigatrice. L'importante però è che le due tavole siano abbastanza simili. Dopodiché ho tagliato dei quadrelli sempre da 1,8 e sempre in legno di abete. Siccome la passatoia in bambù è da 50 e le tavole sono da 1,8, ho calcolato che queste barre dovevano essere da 46,4 e le ho tagliate tutte uguali. Ovviamente se avete una sega da banco o circolare vi verranno molto più precise. Devono essere davvero tutte uguali, anche perché più sono precise meglio verrà il mobile, visto che queste sono letteralmente lo scheletro della sideboard. Una volta fatti tutti i tagli, è arrivato il momento di decidere esattamente quale fosse l'apertura che volevo sul fronte. Ho deciso che dalla fine della curva volevo 8 cm, non di più, perché fosse abbastanza aperto. Così ho preso la misura da entrambe le parti per sapere esattamente dove tagliare la passatoia in bambù. Questo tipo di passatoia che ho comprato all'Leroy Merlin ha all'interno un antiscivolo che una volta tagliato rimane frastagliato, quindi va sempre rifinito con un taglierino. Ora ho cominciato a creare la vera e propria struttura del mobile e l'ho fatto con la colla a caldo. Ho attaccato un quadrello all'inizio e uno alla fine della passatoia di bambù, più 2 centrali. È importante che li mettiate esattamente a metà, lasciando 1,8 cm sopra e 1,8 cm sotto. Siate precisi, altrimenti le tavole verranno storte. Per attaccare le due centrali io non ho usato il metro, se preferite fatelo, ma comunque non si vedranno perché poi attaccheremo un pannello sul fondo. A questo punto cominciamo a creare veramente il mobile, quindi prendiamo una tavola, quella dove abbiamo fatto il segno, ossia da dove volevamo far partire la nostra passatoia, e poi cominciamo ad incollare piano piano con la colla a caldo. Una volta fatto tutto il giro e quindi incollata tutta la passatoia alla tavola, ho passato anche della colla a caldo all'interno, un po' come si fa con il silicone, per sigillare e rendere il tutto ancora più resistente. Poi ho fatto la stessa identica cosa con il piano sopra. Se siete stati precisi con la dimensione dei quadrelli e soprattutto sull'incollaggio dei quadrelli, vedrete che la tavola verrà perfettamente in linea con la passatoia. Dopo che avrete attaccato il top, decidete qual è la parte che preferite e poi sull'altra mettete i piedini. All'inizio non avevo pensato di volere delle divisioni, pensavo di lasciarlo tutto aperto e con un unico piano. Il giorno dopo però ci ho ripensato, per cui sono andata al Brico, mi sono fatta tagliare degli MDF. Ho comprato 2 tavole da 50 cm, ma poi le ho dovute rifilare a 48,7 e in più ho riproposto lo stesso angolo del top e della base. Ovviamente era necessaria anche una divisione interna e questa l'ho fatta tagliare esattamente a misura. Poi ho attaccato gli angolari, anche stavolta con la colla a caldo. A questo punto andiamo un po' più veloci perché la telecamera ha avuto un problema tecnico, non me ne sono accorta e quindi ho perso dei punti fondamentali. Ho messo le mensole sempre con la colla a caldo e ho poi usato i listelli della passatoia per fare le rifiniture. Quando ho finito tutto ho capito che mi rimanevano abbastanza pezzi per fare anche il top, quindi ho preferito farlo come tutto il resto del mobile. Poi ho aggiunto un tocco di colore con la stessa carta da parati del muro. Se questo progetto ti è piaciuto, vieni sulla mia pagina, ne troverai moltissimi altri.